credo che sia altamente simbolico riflettere su pluralismo e identità davanti al Palazzo della Corte Costituzionale, perché ovviamente il Palazzo ci rimanda alla quella grande stagione dell'Assemblea Costituente in cui un pluralismo di culture, di tradizioni politiche, storiche, ha trovato unità nei principi della Costituzione e nell'intera carta costituzionale. Mediazione oggi è una parola che non ha una gran circolazione perché viene subito vista come svendita della propria posizione, come compromesso di basso livello, come inciucio, come accomodamento, ma per gestire meglio gli affari. Invece la vita è mediazione. L'identità e la differenza sono una cifra della comunità, perché la Trinità, Dio, il nostro Dio Trinità, è proprio una comunione di persone la cui identità è relazione, no? Credo che sia importante riflettere sul metodo, cioè tre diverse culture si sono ascoltate, si sono confrontate e hanno elaborato quello che unisce lasciando da parte quello che divide. Uno sta in famiglia e ogni sera deve rinegoziare, deve trovare una sintesi che faccia stare insieme la famiglia. La rinegoziazione, anzi, in famiglia ha un che di divino, riuscire a trovare il punto di convergenza è divino. Il padre non è padre se non perché ha un figlio e non è come nella persona umana, per cui c'è prima la persona che poi diventa padre, no? Lì no, lì la perfezione dell'identità è l'essere in relazione, è costitutivo della persona essere una relazione. Ecco, questo credo che sia qualcosa verso cui noi dobbiamo crescere, no? Forse oggi manca questa mediazione e l'analisi più semplice dal punto di vista politico ci farebbe dire che siccome la statura dei nostri politici attuali non è quella dei vari Lapira, Moro, Togliatti, Calamandrei, La Malfa, Dossetti, eccetera, e allora stature più piccole, mediazioni molto più basse e bassi profili. E anche a livello sociale è importante fare questa operazione di ascolto per trovare poi un passo condiviso in avanti. Capire che la nostra identità è sempre più forte, tanto più è capace di relazione, mentre ultimamente anche un po' anche da parte dell'interno della Chiesa Cattolica abbiamo sentito, no, discorsi sull'identità anche cattolica o cristiana che erano quasi a scapito del dialogo, dell'altro, dell'alterità. Mi sembra una via un po' senza uscita questo. Ma non credo che sia solo un problema di statura dei politici, credo che sia anche un problema legato alla mentalità e alla educazione a mediare. C'è un modo di fare mediazione che è per sacrificio, cioè io rinuncio alle mie posizioni, ma c'è anche un modo di fare mediazione che è potenziamento reciproco. Io dico la mia, tu dici la tua e poi vediamo di trovare, di creare un punto di equilibrio in avanti. Dobbiamo riconoscere che ciascuno di noi, ateo o non, cerca comunque il bene, no? Una felicità e giustamente ha il diritto di cercarla nel suo mondo, nella sua mappa del mondo. Quindi questo implica che non possiamo assolutamente imporre a colpi di crocifisso i nostri valori agli altri. Si può mediare, si deve mediare, perché si comprende che la politica, la città, gli spazi comuni non appartengono solo a un gruppo, ma appartengono a tanti gruppi e a tante persone diverse tra di loro. Se la città appartiene a tutti, tutti devono portare un contributo per trovare gli elementi fondanti del nostro stare insieme. È un fatto creativo la mediazione, non è un sacrificio, uno scendere a un livello più basso. Dobbiamo assolutamente dialogare per sapere cosa l'altro vuole, come lo vuole, se è possibile integrare, trovare la soluzione anche insieme che ci sembra migliore, che forse spesso potrebbe non essere la migliore, ma potrebbe essere la più, come dire,
opportuna in quel momento. Spesso bisogna rinunciare anche ai propri modi di voler una cosa, no? Questa è una grande fatica nella vita comune, credo anche in una vita di famiglia, no? Ciascuno di noi può fare questa esperienza. Vedo molta insicurezza che è alla radice di questa mancanza di mediazione, cioè quando uno dice la sua opinione, rinunciare a quell'opinione è più difficile che dire a uno di rinunciare dei soldi. La società è pluralista, questo comporta una crisi grossa di senso, perché è una crisi del vecchio mondo che era molto più unitario, e quindi non resta che il dialogo, la mediazione, la politica, appunto, per stare e abitare un pezzo di vita, un pezzo di proprio di terra comune. La mediazione è aiutata anche dal fatto che io dico ci può essere un compromesso nobile sul modo di stare insieme e soprattutto sul progetto, come si dice oggi, sulla vision che ho di una comunità politica. E uno si attacca a quella posizione e pensa che senza quella posizione sia compromessa la sua dignità e il suo orgoglio. Invece la persona matura è proprio la persona che dice io la mia idea la propongo, la spiego con molta sincerità, dico veramente come la penso e sono contento quando cambio idea, perché vuol dire che l'incontro con l'altro non è stato inutile e che insieme abbiamo fatto un'operazione creativa e di potenziamento reciproco. Tempo fa un giovane mi ha chiesto in una scuola di politica che differenza c'era fra, ai tempi della DC, fra i morotei e i dorotei. E allora gli ho detto che in questi ambienti si usava citare un po' a grandi riferimenti Aldo Moro, non sappiamo se la frase fosse sua proprio, e l'espressione era che i morotei, cioè quelli che si ispiravano a Moro, mediavano solo sulle strategie e non sui contenuti, quindi sui contenuti massima certezza e unità, sulle strategie libertà di confrontarsi, come dire la meta è Roma, però possiamo andarci in treno, in autobus, in aereo, a seconda dei casi, per un'autostrada, per una provinciale, per una statale, mentre i dorotei erano quelli che mediavano su strategie e anche sui contenuti, quindi la meta non sempre diventava Roma, forse diventava un bassifondo, forse diventava altro, cioè venivano a perdersi i valori etici. E credo che questo sia anche una grande lezione, cioè mediamo sulle strategie ma abbiamo fermi i contenuti etici. Chi parla oggi di mediazione è una persona rara, cioè una di quelle persone da fermare, chiedere il nome e cognome e da annotare poi sul libro, sul diario, perché non se ne trovano molte persone così.